Uno, due, tre. Aspetta un attimo, c'è il treno. Allora, uno, due, tre. Allora, io mi chiamo Luca Riggio, vengo da Genova, faccio il mosaicista per caso e da autodidatta dal 2001. Prima ho fatto tante altre cose, spesso in ambito artistico, e poi attraverso il disegno mi è stato richiesto di fare un tavolo e da lì è cominciata l'avventura di un tavolo di mosaico. Ho lavorato spesso col Trencadís, questa tecnica, perché anche io sono stato affascinato da Gaudí, poi essendo ligure non si butta via niente, quindi era congeniale lo spirito ligure. E poi negli ultimi tempi, negli ultimi 10 anni, il lavoro è stato volutamente indirizzato verso il mosaico di ciottoli, che è la mia grande passione, che ha fatto pipipì. Normale, sì, vuol dire che arriva. Quindi negli ultimi anni ho lavorato soprattutto con i ciottoli. Sono qui perché il lavoro del mosaicista è spesso un lavoro solitario. Per i lavori grandi magari si è in due o in tre, però tendenzialmente si lavora su cose diverse e quindi si lavora un po' ognuno per i fatti suoi, anche perché è un tipo di lavoro che troppe teste insieme fanno abbastanza confusione. In origine ho conosciuto attraverso internet, attraverso Facebook, ho visto il lavoro che fa Isidora Paz López e sono rimasto affascinato intanto dalla bellezza dei lavori, ma soprattutto da queste enormi squadre di 30 persone e ho detto sarebbe bello fare un'esperienza così. E poi, diciamo che l'ho dimenticato perché ho avuto sempre da fare, ho avuto da lavorare fino praticamente a gennaio, febbraio di quest'anno, quindi con poche pause non ci stava di fare altro. Negli ultimi mesi c'è poco lavoro, molto poco, e così invece di arrabbiarmi per una parte iniziale ho detto va, cerchiamo di fare le cose che non sono mai riuscito a fare. Quindi ho preparato conferenza, una mostra sulla storia dell'acciottolato ligure che ci sarà ad agosto, il 5 agosto a Rapallo. E tra l'altro mi è tornata in mente questa cosa, dico adesso che ho tempo potrei fare un'esperienza di mosaico collettivo, la chiamo così. E casualmente attraverso amici, adesso mi ricordo il collegamento sicuramente di Claudio Brunelli, ma anche Claudio Brunelli non mi ricordo bene come è arrivato, una catena, forse ha visto il mio post, ha commentato, non saprei dirlo. Ho visto il lavoro di Andreina, di cui tra l'altro anni fa avevo già sentito parlare, e ho detto eccolo, è il momento buono. E quindi le ho scritto e ho detto ma c'è da fare anche per me. E da lì è subito diventato una cosa fatta, quindi pochi giorni fa sono arrivato, accolto come una specie di sultano, perché mi hanno fatto un pranzo e tante cose belle, e sono qui a fare i sassi. Li ho contati, adesso non mi ricordo più, ma sono più di 30, e quando si dice un destino, ho lasciato i miei ciottoli e mi sono messo a fare i ciottoli in Trencadís per la visione di Ezechiele. Che altro dire? Le cose belle, diciamo, io ho cercato di non pensare niente, di non aspettarmi niente, perché mi piace il più possibile essere istintivo, quindi prendere le cose come vengono. Di solito pensarle prima crea solo complicazioni. Quindi non mi aspettavo niente di particolare. Forse sotto sotto mi aspettavo una gran confusione di gente, diciamo, mi aspettavo decine di persone e gran rumore, grande via vai. E invece ho trovato una situazione praticamente eremitica meditativa, perché siamo stati in quattro o in cinque al massimo, adesso siamo in due, sono stato anche un giorno da solo nella chiesa, stiamo lavorando nella chiesa,
e quindi un'esperienza direi decisamente di raccoglimento, che forse è un po' quello che mi ci voleva adesso, quindi è andata molto bene da questo punto di vista. Un po' di caldo, oltre al lavoro che diciamo ovviamente in mezzo ai colori si sta sempre bene. Ho visto che mi è venuto da, non si sono troppo arrabbiati, ma mi è venuto da mettere un po' di ordine e spero che rimanga perché è abbastanza utile, per me è utile perché ho già la testa confusa e intorno devo avere delle cose abbastanza ordinate, se no vado completamente in tinta. E cosa pensi di questo progetto? Ti è piaciuto lo sviluppo, quello che sarà? La cosa che mi piace è che è nato per caso. E quindi mi piacciono molto le cose che vengono da sé, che si è ingrandito per caso e che continua ad andare avanti ogni volta a seconda di quello che succede. Questo è sicuramente ha un nome, però diciamo che è un modo di procedere aderendo al presente e quindi anche dal punto di vista filosofico mi piace molto. Quindi potrebbe diventare qualunque cosa. Non si sa, è una scoperta continua, quindi sì, il progetto mi piace molto, è tanta roba, nel senso che bisogna fare una scelta se l'obiettivo è il lavoro in qualche modo fine a se stesso, quindi divertirsi a lavorare, a collaborare, a fare delle cose insieme, inventarle, cambiarle, senza pensare mai al fatto che deve arrivare una fine. Oppure, se ci si pone l'idea di dare una fine a tutto questo, che sia compiuto, allora evidentemente questo significa lavorare un po' in un altro modo, perché bisogna essere molto più direzionati. Però mi sembra che sia stata scelta la prima strada, quindi va benissimo così. Altre cose, si mangia tanto, troppo. Perché qua c'è pieno di persone golose e c'è anche un cuoco oggi, non so cosa sta preparando. Niente, abbiamo Tu conosciuto. pensi di tornare? Se tornerai, perché tornerai? Io non so nulla del mio prossimo futuro, non so mai niente del futuro, dipende da cosa succederà. In linea di massima direi non solo mi piacerebbe tornare, mi piacerebbe anche tornare magari con degli amici. E vivere questa soprattutto come un'esperienza non specificamente di lavoro, ma proprio un modo per staccare dalla routine. Quindi sì, però non so dire né come né quando, perché è un momento che tutto potrebbe accadere. Che altro dire? Ho un vuoto. E pensi che l'aver lavorato qui abbia lasciato, cioè, ti rendi conto che lavorare a un'opera del genere lascia una traccia, no? Sì, questo è molto bello. E, a parte sempre quando si parla di attività figurative, artistiche, lascia sempre comunque una traccia. Però tu puoi immaginare che questo progetto, se acquista veramente una valenza molto più grande di quanto noi ci immaginiamo, le persone verranno qui e calpesteranno quello che tu hai fatto, no? Vedranno quello che tu hai fatto. Cosa pensi di questo? Diciamo che il fatto di lasciare una traccia significa avere reso concreto il proprio progetto di vita, che è una cosa molto bella e molto difficile per le persone, diciamo, tra virgolette, spirituali, come sono quelle che credo di aver trovato qua. Di solito è molto facile fare un percorso verso la spiritualità, è più difficile tornare indietro e riportare questo tipo di energia al concreto. Quindi è molto bello, un'esperienza che, diciamo, ho vissuto molto forte con i due restauri che ho fatto di acciottolati antichi, perché è come dire, bene, qualcosa di me rimane, no? Quindi quello che è stato il mio percorso non è andato del tutto sprecato, quindi è una cosa molto confortante. Ovviamente ogni giorno è un giorno nuovo, quindi queste cose bisogna rinnovarle sempre. E anche qua c'è la sensazione che rimanga una piccola parte, insieme a tante altre che, come dire, si armonizzano automaticamente e alla fine resterà questo grande progetto e parlerà da solo, insomma. Noi cosa ti abbiamo lasciato e tu cosa pensi di aver lasciato qui oltre la tua opera? Ah, come dicevo prima,
sicuramente una cosa che è già stata fatta in passato, ma in questo momento, dopo l'invasione che c'è stata, ce n'era bisogno un pochino più di ordine nei materiali. Questo mi piacerebbe che lasciasse. Luigi mi sembra molto convinto, oggi rimetterò tutte le piastrelle nel posto, aveva il terrore di sbagliare il posto, e quindi magari questa cosa qua. Cosa lascia questa esperienza a me? In questo momento non lo so dire. Sicuramente mi ha permesso di staccare un po', di vedere altri modi, altri mondi. La vita già in paese, per me che vengo dalla città, già è un'esperienza perché c'è una tranquillità spaventosa. E quindi non lo so, lo saprò dire fra la prossima intervista, immagino. Adesso non lo so. Quindi scriverei qualcosa per noi. Io in genere Sì, chiedo per sempre qualche. di lasciare uno scritto a posteriori, quando insomma torna a casa, rielaborano. Quindi quando tu avrai voglia di scrivere un pensiero su di noi o sulla tua esperienza, sarà pubblicata e un Certo. giorno mi piacerebbe anche scrivere un libro di tutte le persone che Sarebbe un hanno, bel librone, sarebbe l'elenco sì, del telefono. tutte le emozioni che hanno Sì. vissuto, anche questo caos, no, della famiglia, vivere le esperienze interne direttamente, no? Tu ti catapulti in una realtà nuova e alla fine vivi quello che emotivamente si vive, dalla problematica al Certo, vabbè, io sono conoscere stato nuove pochi persone. giorni e devo dire con persone particolarmente silenziose, perché tutti e tre, con Claudio, Mirelle e io, eravamo tendenzialmente silenziosi, non persone di grande chiacchiera, quindi il livello, diciamo, relazionale era più profondo della comunicazione verbale. Però sì, quando si è in queste cose ci si è dentro. Non si sa, non ci si sta tanto a pensare, d'altra parte il bello è proprio quello, che non è mentale, ecco, questo è proprio il bello dell'arte, perché è tutto così razionale, calcolato intorno a noi, che un momento dove si spegne la ragione è una grande medicina. Ci vuoi salutare? Sì, mi Per il sembra di... momento, un Per il momento vi arrivederci. saluto, poi alla prossima intervista vediamo. Se mi è venuto in mente qualcos'altro da dire, ma mi sembra di aver parlato già anche troppo, anche perché questo è un lavoro che parla da solo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Quindi tornerà. Torneremo, guarda, spero Torneremo. di trascinarci sicuramente la mia amica Paola, magari se ne ha voglia prova a chiederlo al mio compagno, che anche lui è molto manuale, e altri due o tre amici che potrebbero avere voglia di questo divertimento nello specifico e anche di venire un po' via dai problemi della città e del lavoro. Quindi torneremo. Grazie Luca.